Raga, ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di Cordas Time. Oggi entriamo nell'ex ospedale psichiatrico di Vercelli. Questo luogo è stato teatro dell'episodio passato alla storia come l'eccidio dell'ospedale psichiatrico di Vercelli, avvenuto nel 1945, dove vennero giustiziati in modo cruento un gruppo di militi della Repubblica Sociale Italiana a opera di gruppi di partigiani. Ma questo manicomio è famoso anche perché nei seminterrati venivano torturati i pazienti, gli venivano somministrate diverse dosi di morfina e praticate scariche di elettroshock, nell'epoca in cui regnava l'omertà. Dichiarazione non solo dei poveri pazienti, ma anche di medici e infermieri. Insomma, un vero e proprio inferno. Vi lascio al video. Buona visione, raga. Raga, eccoci qua. Ciao a tutti. Oggi, come vedete, siamo in compagnia del Beppe, qua. Poi abbiamo una new entry, l'Arianna, Bea e naturalmente il Gabri che si sta nascondendo sulla mia sinistra, raga. Guardatelo. Ciao, Gabri. Allora, raga, come avete visto dalla presentazione del posto, oggi stiamo andando in un posto incredibile. Quindi io direi adesso, dopo la storia che avete sentito, di andare direttamente dentro il manicomio. Ci vediamo dentro. Bella, raga. Entriamo, raga. Guardate qua che sta venendo quasi tutto giù. Per il mare. Qui sicuramente ci sarà la zona bagni. Questo è il primo padiglione. Pensate che l'edificio ha in tutto 20 padiglioni. Guardate qua. Tutto distrutto. Come praticamente in tutti i manicomi che abbiamo visitato, tranne in quello di Colorno. Qua dentro Asca non c'è nessun morto. Guardate anche qua come il tempo si sta mangiando praticamente tutte le pareti, veramente. Guardate qua. Per adesso è solo un luogo vuoto, un bagno, il bagno di una volta, diciamo. Cosa c'è, Libea? Guarda. C'è anche come è morta in alto. Ma pensa te. Quindi questo è un attestato di morte? Sì. Madonna. Del 78, eh? 21 novembre del 79. Iniezione conservativa. Iniezione conservativa. Quindi... Wow. L'hanno fatto male. Non sedata. Non sedata. Proseguiamo, raga. Qua, come vedete, altro archivio buttato lì. Qui c'è un corriere medico del 1984, confermato per domani lo sciopero nazionale contro la droga, nasce un comitato italo-spagnolo. Verbale di prelevamento campioni di latte, quindi immagino riguardi una donna, probabilmente incinta. Certificato di assistenza al parto, infatti. Guardate. C'è un altro corriere medico. Bollettino ufficiale. Sì, questa probabilmente era la zona, diciamo, un po' archivio di quello che è... Lì c'è anche una scarpa. E proseguiamo. Continuiamo, raga, il primo edificio dei 20 e andiamo al primo piano, andiamo. Guardate questo tavolo, raga, intanto che la Bea cerca un contatto con il K2, io vi dico, la prima impressione che mi ha dato è tavolo della droga, veramente. Mi sembra proprio il classico tavolo dove le persone spacciano. Ma raga, avete letto qua? Delirium, sì. Delirium. Ma queste sono
state fatte dopo. No, sì. Però fa un po' senso, devo dire. No, sì. Vogliamo andare di là allora? Sì. Ha detto che ha visto che è andata via la luce di là. Questa è una, sembra una stanza normale, raga. Attenti a questi spuntoni metallici qua. Io vi dico che c'è un mal di testa e non ce la faccio più. No, qua non c'è niente, raga. Guardate anche il soffitto. D'altronde, essendo sempre tutto aperto... Puoi avvicinarti a noi? Ti ripeto, questo strumento non ti fa nulla. Se ti avvicini, si illumina e basta. Lo so che sei stato male. Non ti vogliamo far del male, vogliamo solo sapere se ci sei. Puoi usare anche la mia energia. Niente, Bea. Sì, perché non vorrei farla qua, la ghost box o comunque qualcosa, perché... Come hai detto te, secondo me questi qua sono uffici. Gli uffici, il primo è ancora un ufficio. Qui, raga, c'è una bottiglia d'acqua. E questa è nuova. Quindi qua c'era sicuramente qualcuno. O c'è stato recentemente. Non siamo passati. Che bello, però, Madonna. Me la permetta di fare una foto? Ecco, grazie. Chissà che stanza era questa, raga. Madonna. Questo era un armadio. Vetrata. Boh. Qua cosa c'è? Sembra quasi... tipo... qua un'altra scarpa. Forse questo era lo spogliatoio. Guardate quante scarpe che ci sono. È già il terzo o quarto paio di scarpe che troviamo. E anche un appendino. Cioè... posto veramente con i brividi, raga, tenendo conto che è una giornata di 15 gradi a gennaio, qui dentro ci saranno 3-4 gradi, forse a dir tanto. Comunque tante stanze vuote. Come vedete anche le classiche porte da ospedale barra manicomio in legno con le varie finestrelle. Probabilmente questo qua era un ennesimo... ufficio. Raga, gli altri sono scesi, adesso li raggiungiamo. Siamo nel sottoterra, nel piano sottoterra, scusate la dislessia. E questo, raga, e questo ha tutta l'impressione di essere un forno, devo essere sincero, ha tutta l'impressione di essere un forno crematorio. Cosa dici te, Fra? Forno crematorio, sì. Anche gli altri hanno detto la stessa cosa. Anche gli altri, finalmente ne vediamo uno. Guardate che roba dentro, raga. Questa qua era tipo, no, secondo me era una grossa lavastoviglie questa invece. Secondo me è una lavastoviglie. È una lavastoviglie. Sì, perché c'è è quello che mi ha fatto dire che è una lavastoviglie, esatto. Sì. Dove sei, Dantos? Come fa che è una lavastoviglie? Guardate qua, raga. Madonna. Allora, abbiamo trovato questa. E vorremmo usarla per fare l'esperimento quando troveremo un padiglione adatto. Ci proviamo. Se riescono a spostare la pallina, ci proviamo. Ci sta. Cerchiamo di avere una pallina di Natale già qui dentro. È strano. Ci sta. Dai, proviamo. Ma va bene. Ho fatto lì, eh? Non ho visto qua dentro.
Ora raga, stiamo andando in un secondo padiglione. Naturalmente nel video non vi farò vedere tutti i padiglioni, sennò il video dura probabilmente 10 ore. Ok, però vi cercherò di far vedere quello un attimino più bellino. Ragazzi, sono già dentro e adesso li raggiungiamo, raga. Mamma mia. Ah, però. Sentite, cioè voi non potete capire il freddo che fa qua dentro. Allucinante, veramente. Guardate qua. Tutto accatastato, guardate. Tutto completamente accatastato e lì delle scritte. Vediamo se zoomando un po' ci vedete. Guardate. E sicuramente ci saranno anche su questi lati qua. Allora, lì ce n'è un'altra. Gloria tibi domine. E qua. Parse nobis domine. Laus tibi domine. Emitte Lucent Van. E qui abbiamo l'Arianna e il Beppe sull'altare. Saliamo qua sull'altare, raga. Come vedete qua, due simboli non belli. E intanto che la Bea e il Beppe si fanno le foto, guardiamo qua. Qui c'è anche un documento. Probabilmente questo era l'altare dove leggevano le lettere durante la messa, quindi dalla lettera secondo gli apostoli, eccetera, eccetera. E qui è dove si mettevano tutti i fedeli. Lì c'è la raffigurazione, secondo me, di Dio. E sì, dai, insomma, di Gesù, di Cristo, insomma. E qua c'è accatastata tantissima roba, il Gabri che vede delle scale che vanno giù. E allora noi ci chiediamo perché non andiamo giù, perché è chiuso, raga. Per quello. Perché stavi fissando quelle scale però? E così. Niente raga, adesso usciamo e continuiamo con gli edifici. Un po' di roba accatastata, telefoni raga, guardate quantità di telefoni. Legno. Occio, questa doveva essere una bella hall però, no? Lì c'era un quadro una volta. Guardate qua, raga. Noi per non rimanere soli seguiamo la Rihanna. Sì, questa probabilmente sembrava tipo una hall. Guardate che strano mobile questo qua. Cucina? Cioè, con cucino? Sì. Ah, sì. Ah, probabilmente quella hall che ci sembra hall era una mensa. Anche perché metti la hall di fronte alla chiesa? Giusto. Più facile magari anche una mensa o qualcos'altro. Hai ragione. Qua è venuto giù mezzo tetto. Bella sta poltrona qua così. Quel che è rimasto della poltrona, perlomeno. La morte in me. Sono frasi che fanno pensare queste, soprattutto per quello scritto in nero. Comunque sono convinta. Perché questa è quasi più una cella. Cella frigorifera. Sì. Madonna. Guarda, è vero, c'è freddissimo. Fuori fa caldo. È vero. Qua ci, sì, probabilmente ci attaccavano i vari salumi e quant'altro. Sì. Quindi confermo, siamo nel quarto mezzo. Mensa. Sì. Ma
qua, raga, molto probabilmente la conferma che siamo in una zona di carico e scarico merci barra mensa, perché come vedete non c'è neanche una cartella di un paziente, ma è tutta documentazione che riguardano merci, sì, mensa e quant'altro. Quindi confermiamo che questo edificio che stiamo guardando in questo momento era la sala mensa e anche il carico scarico merci, diciamo guardaroba. E adesso raggiungiamo gli altri. Guardate lì, raga. Siamo ancora nel parto, di là c'è la mensa. Proseguiamo. Qua ci sono le scale per andare al piano di sopra, raga. E qui. Secondo me questo forse è più del custode, magari può essere. Ah sì. Perché sento che c'è comunque il reparto mensa, il reparto scarico e carico merci. Del 59 questa qua. Magari questo dove si riposano. Sì, sicuramente. Guardate quanti archivi. Sì, che è un archivio, non so. Questo è un letto. Del 1969, raga. Guardate qua che roba. Anche questo è un altro registro con i nomi dei pazienti. Anzi no, con i nomi del personale. Non mette a fuoco. Non mi mette a fuoco il telefono. Ma cosa non ti mette a fuoco? Niente. A me sì, invece. Ma mette a fuoco tutto. Sì, guardate qua, raga. Sì, sì. Certo che un po' di ansia la mette, sta valigettina dell'alcol, quasi. Io non ho tante cadere. Le donne cadere. Chissà cosa ci hanno fatto qua dentro. Siamo sottoterra e questo è un posto strano, devo dire molto molto strano. Qua c'è un imbuto, lì dei secchi, delle damigiane. Guardate qua. Comunque anche qua ci tenevano qualcosa, perché ci sono anche lì i ganci. Guardate là. Là ci sono i ganci. Quindi boh. Ok, continuiamo. Un po' strana. Un po' così, no? Sì. Però sì, sembra una cantina quasi, quasi. Comunque c'è freddissimo, no? C'è veramente strafreddo qua. Questo qua è un altro macchinario strano. Bah. Bah, io ho strafreddo. Sei qua? Ma ha detto qui che ti sto parlando. Sì, sì. Possiamo sapere come ti chiami? Tieni in mano, dai. Se vedi qui è entrato così si spegne, accendendo solo quella verde. Puoi avvicinarti a noi e parlare con noi? Non ti vogliamo fare del male. Sei un paziente? Ora sì. Ora vedo. Possiamo sapere come ti chiami? Stella. Cosa del genere. Io ho capito Stella. Ma lontanissimo. Quanti anni hai? 'Farti del male, noi non siamo degli infermieri. Sai come mi chiamo? Qual è il mio nome? Siamo sicuri che sia una stella? Voglio una donna?
Sei una donna? Perché non è una donna? Come ti chiami? Mi dici come ti chiami? Io sono Arianna. Cioè, non ho capito io. Ciao Arianna. Ciao Arianna. Posso farti una domanda? Hai freddo? Hai freddo? Non abbiamo niente da loro. Lavorava qua sotto allora. No, ho detto che proviamo con quella palla. Sei un paziente, hai detto, giusto? Sto qualcuno che piange, una donna. Sì, una bambina ne ho sentito. Ma da è tanto che sei qua dentro? Te lo ricordi? Ti ricordi da quant'è che sei dentro? Hai voglia di parlare con noi? Ti va di fare un gioco? Usando l'energia di uno strumento a tuo piacimento, ma anche la mia energia se vuoi, riesci a spostare la pallina? Cosa hai detto? Non... C'è qualcun altro? Riesci a spostare la pallina per far capire che sei qui con noi? No. Sei legato? No, buono. Riesci ad avvicinarti allo strumento nero che c'è per terra? E farlo illuminare, non ti farà del male. Hai un incendio. Sì, quello che ho visto prima. Lì è tutto nero. In che anno siamo? C'è una bambina qui con noi? In quanti siamo? Parlare con noi in questa stanza. Sappiamo quello che avete passato e non siamo qui per farvi del male.
proseguiamo, dai. Sì, proseguiamo. Madonna, questo è fortissimo, ragazzi. Si sta illuminando. Guarda. Oh mio Dio, qua è? No. Adesso, raga, proseguiamo il tour ai piani superiori. Ma che freddo anche qua, oh. C'è freddissimo. Figa che freddo fa adesso, eh. Madonna, raga, io devo andare a prendere il giubbino tra un po'. Raga, io mi sto cagando. Qua è roba nuova però, eh. Qua è, raga, è veramente roba nuova. Ah sì, eh. Ennesimo padiglione, raga, e manca ancora tantissimo. Siamo dentro, raga, si inizia con delle scrivanie buttate qua, proseguiamo. Qua ci sono libri, gazzette ufficiali, mascherine, attenzione, è arrivato anche qua il Covid. Scusa. Qua bagnetto che non può mai mancare. Qui si prosegue, lì ci sono due vasche da bagno, qua delle carrozzine. Classica foto dei manicomi, le due carrozzine vicino ai finestroni. Porta archivi. Con sopra ricovero d'urgenza, cartella del 68 sembra, raga, sì, 2868. Qui altri lettini con altre cartelle. Qua c'è un telefono, la gazzetta sempre ufficiale, raga, guardate quante ce ne sono, cioè ce ne sono una vagonata, e queste sono tutte del 59, tra parentesi. Qui probabilmente era la zona con la veranda dove i pazienti si sedevano, ok, magari qua potevi aspettare quant'altro, e lì potevi fare la passeggiata una volta qua, secondo me. Qui troviamo anche lo zoccolo da infermiere di una volta. E lì c'è un altro edificio. Immerso nella natura che poi andremo a vedere con gli altri. Comunque sì, questa qua secondo me è una zona di relax, come vedete, anche perché là ci sono tipo delle panchine. Adesso ritorniamo dentro dagli altri. Raga, prima di andare su ci ha raggiunto la Rihanna e siamo arrivati in una zona un po' particolare di questi sotterranei e ci siamo soffermati su queste mani. Allora, e stavamo parlando esattamente dei graffiti che ti potevano mettere suggestione e quant'altro. Però io mi sono fermato e queste mani non sono segni di graffiti o quant'altro, sono proprio mani. E anche con la grandezza della nostra mano, provate a guardare, è esattamente la grandezza di una mano. Sì, ma hai ragione tu, umidità, anche perché il graffito, guarda, se tu ti metti qua, c'è proprio lo spessore, non è disegnato. Se ti metti qua lo vedi, proprio come se fosse sabbia bagnata. Guardate, raga. Vedi lo spessore? Scrivetemi nei commenti, secondo voi, a cosa, da cosa sono dovute queste impronte di mani. Se realmente è solo magari una para nostra o se realmente potrebbero essere delle mani. Piano superiore, raga. No, giù. Giù, ma... C'è un cavolo. È tipo caldaia. Cioè, è arrivato tutto caldaia. Non è... Madonna, guardate qua. Ah, questi posti fanno sempre tanta suggestione. Sempre.
sedia anche. Questi corridoi giganteschi, raga. Altissimi. Guardate che salone. Cioè, gigantesco sto salone qua anche. Tutte le reti per coprire i vari termosifoni. Guardate. E qua un altro salone gigantesco con le classiche vetrate da ospedale, inferriate per fare in modo probabilmente che i pazienti non si buttassero giù, non facessero degli atti un po' sbagliati, ecco, diciamo. E proseguiamo con l'esplorazione del nostro edificio. Raga, prosegue la nostra esplorazione al manicomio di Vercelli. Adesso abbiamo girato veramente tanti edifici, ne mancano ancora tanti, e in questo momento stiamo entrando nel cinema e nel teatro del manicomio di Vercelli. Questo per renderci conto e per rendervi conto quanto era grossa la struttura, quante persone ci lavoravano al suo interno, e soprattutto il fatto che, a differenza di tanti manicomi che abbiamo già visitato, perché abbiamo visitato quello di Colorno, quello di Mombello, qua c'è anche un qualcosa per lo svago dei pazienti, nonostante al suo interno, come io ho detto nelle introduzioni, ci commettevano delle robe veramente veramente atroci. Adesso diamo un occhio veloce, ma è rimasto poco. Guardate raga, questo era il cinema, quello che è rimasto del cinema purtroppo, che un po' l'intemperie, un po' sicuramente anche i vandali, questo è quello che è rimasto, ahimè. Immaginatevi qua tutti i pazienti che guardavano il cinema o lo spettacolo, veramente. Immaginatevi la sala piena, deve essere stato proprio un luogo importante, perlomeno per lo svago dei pazienti. Oh, un cervello. Ragazzi, il Gabri che ha trovato una lastra di un cervello qua. Non si vede una sega, non si gira bene. Dai, mi devo mettere controluce dall'altra parte. Sì, ecco qua. Guardate qua, raga. Vero. Non pensavo che stesse andando in giro, invece è vero. Guardate qua che rubina. Wow. Wow. Molto creepy. Creepy pasta. Qua c'è la roba del corpo umano. Con tutte le varie, i vari muscoli. Qua le vene. Proseguiamo. Proseguiamo di qua. Troviamo un bel frigo. 666, segui il cuore Marco. Due belle vasche da bagno, raga. Proseguiamo. E qui, tipo zona archivio anche questa, guarda, con tutte le cartelle tipo, secondo me, cliniche. Roba accatastata. Sì, qua super scrivanone. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Boccaccio Pietro, ospedale Sant'Andrea di Vercelli. Eh sì, c'erano le lastre, guarda, quelle lì sono altre lastre. Questo qua è l'ecocardio. Sì, l'ecocardiogramma. Sì, l'ecocardiogramma. Sì. E qua guarda, tutte le foto, guarda. Guarda. Monsignore Luciano, anni 17. Cavolo. Qua questo comunque aveva dei problemi ai polmoni, secondo me. Guarda qua. Guarda in controluce. Sono dei polmoni questi, se non vado errato. Se lo guardi da non lo so, non riesco a vederlo io. Guarda. Ah sì, così si vede. Non so se è esatto. Sì, hai ragione. Quindi, raga, fate come me, smettete di fumare. Tra poco smetterò anch'io di fumare, che fa male ai polmoni. Raga, proseguendo il nostro tour, abbiamo trovato probabilmente una delle sale archivi con tantissima roba per terra, guardate qua. Vari cartelle, c'è veramente di tutto, c'è. Veramente.
c'è una quantità di dati personali qua che se uno si mette riesce a scoprire veramente la storia dei pazienti. Tantissimi libri di previdenza sociale. Sì, però è un peccato che siano tutte ammassate così. E qua ci sono ancora delle medicine chiuse. Guarda. Ma se solo per il mal di testa ne prendo una, eh? Solo per il mal di testa, fammi sapere. C'è pieno di quelle medicine lì per terra. Sì, sì. Sono le pastigliette tipo color... Ah no, quelle lì diverse. No, sono tipo gocce. Non so. Dei sedativi, magari. I ragazzi che dopo 4 ore non trovano un cazzo di buttare dentro gli archivi e leggere una... Tra parentesi, gli archivi della Olivetti. Cioè, mica micio micio bau bau. Proseguiamo. Oh, raga. Piano superiore. Guardate qua. Guardate qua che roba. Fa abbastanza ansia. Date la sedia a rotelle. Madonna. Guardate qua che salone ho, raga. Mamma mia. Edifici vuoti, raga. Purtroppo è rimasto veramente pochissimo. Certo che lo metto. È la bella flash quiz. Raga, esplorazione finita. Io spero veramente che il video vi sia piaciuto. Prima di skippare, iscrivetevi al canale, lasciate un like e un commento, ok? Noi ci vediamo alla prossima. Qui sembra quasi che sia giorno sul tramonto, raga, ma è notte, credetemi. C'è veramente buio. È ora di tornare a casa. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, raga.